Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore irreversibile riguardo ai DirectX 6 driver per la nostra scheda video su Watson 2.0 che non si avvia, non va. Quindi proveremo a fare alcune cosucce che vi spiegherò oggi, quindi scaricando parecchi, ma veramente parecchi driver sia per la nostra scheda video che per Microsoft Visual, DirectX, tutti i problemi che vanno risolti per Warzone 2.0 e sperare che vanno veramente. A me Warzone 2.0 funziona perfettamente. Quindi l'errore che vi esce, se avete cliccato questo video, questo errore qua, quindi DirectX errore irreversibile. Quindi in questo caso, ragazzi, in descrizione vi ho lasciato un paio di link che vi porteranno su queste pagine, iniziando prima da Net Framework. Quello più consigliato è la versione 4.8 del 2019. Questo è consigliato, però questa qua è l'ultima versione, quindi useremo questo Net Framework 4.8.1. Poi scegliamo la nostra lingua, quindi italiano se lo trovo, inglese, russo, portoghese, tedesco, italiano non lo trovo. Il driver in italiano non c'è, però qui inglese pure Italia. Cominciamo a scaricarlo e avviare questo driver. Io ovviamente ho già un Microsoft.NET Framework installato sul mio PC, farà solamente una modifica dell'installazione. Io faccio ripristina. Installazione completata. Chiudiamo qua. Passiamo alla prossima pagina, quindi su Microsoft Visual C++. Qui sotto ci sono i Visual Studio, ovviamente non c'è ancora quello del 2023 perché io ho fatto una guida per installare alcuni di questi driver per risolvere un altro errore. Quindi quest'altro errore che io vi parlo è questo qua. L'errore che spesso esce sui giochi. Eccolo qua, come risolvere l'errore 0xC0007p. Questo è un errore che quando avvio un'applicazione non si avvia, quindi esce questo errore qua. Quindi scarichiamo tutti questi tre driver. Il mio antivirus me li blocca, non so perché, ma non sono neanche delle minacce. Questi driver fanno parte della Microsoft, quindi io vado a disabilitare il mio antivirus. Se a voi vi dà il consenso di scaricarli e installarli con l'antivirus attivo, fatelo. Io lo disattivo per 10 minuti. 10 minuti. Comincio a scaricare questo. Scarico questo. E scarico pure il PER64. Anche se hai il sistema operativo a 64 bit, scarica anche quello per 86, che è per i 32 bit, quindi sistema operativo a 32 bit. Scaricali tutti e due, senza che vai a vedere che tipo di sistema operativo hai, basta che li scarichi tutti e due. Quindi vado ad aprirli. Installa. Ok, a me è già installato sto driver, quindi lo chiudo. Faccio ripristina perché a me è già installato questo Microsoft Visual C++. In questo caso metto pure ad aprire pure questo. Faccio ripristina qua sopra. Ok, tutti e due. È necessario riavviare il computer. Lo riavvio più tardi.
Pure questo devo riavviarlo, no, però lo riavvio più tardi. Poi possiamo anche chiudere queste pagine che non ci servono più e poi passiamo al web installer DirectX. Scegliete la vostra lingua, scaricate. Tutto il supporto che ci sta dando la Microsoft. Qui sotto, se avete bisogno, ci sono altri aggiornamenti per la piattaforma pure per Windows 7, ma non credo che Warzone 2.0 supporti Windows 7. Il download non è partito, ma adesso sì. Diciamo, apri, accetto, installa Bing Toolbar che sarebbe un motore di ricerca, non ci interessa, solo pubblicità, e facciamo fine. Ora, una volta scaricato tutti questi driver e installati, chiudiamo tutto e passiamo ai nostri driver per le nostre schede video, quindi Nvidia e AMD. Quindi per Nvidia scegliete il vostro prodotto, quindi il vostro sistema operativo anche, io metto Windows 11, metto GeForce 1600, eccola, no, notebook, questa 16 serie, 1660 Super, tipo di download per il gioco inglese, italiano, e faccio una bella ricerca. Driver GeForce Game Ready. Io ovviamente ho già questo supporto, questo driver per GeForce Experience, questo qua. E io attraverso questo pannello posso scaricare tutti gli aggiornamenti nuovi. Da quando ho la scheda video da 2 anni faccio solo aggiornamenti e questo mi fa anche un gran bene sia a me che alla mia scheda video. Faccio cerca aggiornamenti, vedo se c'è. Ok, GeForce Game Ready più recente. Driver GeForce Game Ready più recente. E ho già installato tutto. Tutti i miei aggiornamenti sono già stati installati. Per AMD invece c'è il supporto, tutto in descrizione, ragazzi, ho lasciato tutti i link. Cerca tutti i prodotti, cercate il vostro processore. Grafica, processore con grafica, la più. Io non ho una scheda video AMD, ho solo un processore, ma visto che di processore non mi fa scaricare AMD Ryzen, metto il 3006 e poi dopo lo installo e faccio invio. Windows 11. Dettagli del driver 64. Ok, questo è per il mio processore, qui okay, posso pure chiudere. Ok, una volta fatto, ragazzi, io ho Call of Duty 2.0 su Steam. Quindi un attimo che avvio Steam per farvi vedere una cosa. Dov'è Call of Duty? Eccolo qua. Ma deve fare pure l'aggiornamento. Faccio su gestisci, sfoglio i file locali. Ecco i suoi file locali. Vi dico solamente di eliminare questa applicazione e fare una riparazione. E poi sostituirà questa vecchia applicazione con una nuova. Poi, una volta fatto, tasto destro sopra, mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità, disabilita, ottimizzazioni, schermo intero. E fate applica e poi fate ok, io già la tengo messa, quindi ok. E chiudiamo tutto. Quindi, i driver sono stati installati, questo errore irreversibile non dovrebbe più uscire per la nostra scheda video e sperare che tutto è andato perfettamente. Tutti i driver li abbiamo scaricati dalla Microsoft, tutti i nostri driver anche per la nostra scheda video. Più di questo, io ho tutto aggiornato e non ho problemi, quindi se avete altri problemi c'è Windows Update, quindi Windows.
ovviamente su Windows 11 ha problemi, update, verifica disponibilità, aggiornamenti, verifico se c'ho qualche aggiornamento da fare. Non ho nessun aggiornamento, chiudo tutto, vado su gestione dispositivi per vedere se c'è qualcos'altro. Ok, questo per la scheda video, per la mia scheda video, eccola qua. Faccio aggiorno driver, cerca automaticamente i driver e mi porto direttamente in cerca driver aggiornati in Windows Update. Come avete visto, non c'era niente da aggiornare. Quindi io spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial su come risolvere i problemi DirectX, errori reversibili su Warzone 2.0. Lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!